Ascolta, amore. Ora io sono un po' ubriaco e tu lo sai che lo champagne non lo reggo. Però dopo, quando mi passa, si potrebbe andare di là nel nostro letto e ci si impegna e si fa un bel bambino. Per la sua prossima commedia, scritta da Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni ha scelto la più bella fra le belle, niente po' di meno che Marilyn Monroe. Vi state chiedendo come tutto ciò sia possibile? E alla tua destra questa bellissima Marilyn Monroe, o non è Marilyn Monroe? Chi è? Cioè, alla mia destra chi? Perché c'è qualcuno? Non c'è destra. Nessuno. E io vedo questa bella donna. E allora vuol dire che la seduta spiritica l'hai fatta te, perché nel film si racconta di una seduta spiritica e colui che chiama in quel momento con il cuore il personaggio lo vede e lo sente. Per cui probabilmente tu hai chiamato chi vedi qua? Marilyn Monroe. Ah, c'è Marilyn Monroe. Ma hai bevuto? Ma che Marilyn Monroe? Niente. C'è mica nessuno. Marilyn Monroe, ma guarda questo e dice c'è Marilyn Monroe. Ma la gente è strana, eh. Senti, ma a parte gli scherzi, perché andare a ripescare il mito di Marilyn Monroe oggi? E quando abbiamo scritto la storia e ci siamo divertiti a pensare chi potevamo chiamare in una seduta spiritica, abbiamo capito che la persona più affascinante che poteva veramente interagire col nostro Gualtiero, che il protagonista del film, poteva essere solamente la donna per antonomasia, Marilyn Monroe. E dal momento che lui c'ha anche una serie di impicci sentimentali, era bello fargli fare quasi da Cyrano de Bergerac, che gli suggerisca le dinamiche per recuperare, se mai riuscirà, la moglie. Ecco, ma tu a Marilyn racconterai un po' le dinamiche della vita moderna? Assolutamente, sì, gli racconto le famiglie allargate, quelle che ormai sono alla portata della nostra quotidianità, vale a dire il figlio della nuova compagna, che però c'ha anche un altro figlio con il secondo marito, e il primo marito che si è messo con la cugina della sorella della terza moglie, adesso diventata omosessuale, che sta con la infermiera del ex moglie del primo marito. Oh, proprio una cosa un po'... Beh, sì, insomma, una cosa abbastanza difficoltosa da capire, ma più semplice da risolvere se c'hai accanto una persona come Marilyn che potrebbe darti delle dritte giuste. Ad interpretare Marilyn è la sua sosia ufficiale, Susie Kennedy, che si è esibita in spettacoli a Hong Kong, in Pakistan e a Cannes. Ma io l'ho scoperta semplicemente nella maniera più facile possibile, AI Mondo. E cioè, digitando su Google sosia Marilyn Monroe, è venuta fuori Susie Kennedy, con questo cognome abbastanza inquietante da una parte, però è il suo proprio, e che vive praticamente facendo il clone, io dico, perché è veramente assomigliante. E quando gli ho raccontato il film, abbiamo capito insieme che poteva essere veramente l'unico film di Marilyn Monroe che nessuno aveva mai visto. Per cui, insieme anche alla fondazione Marilyn Monroe, alla signora Strasberg, abbiamo ritoccato certe parti del colloquio, dei dialoghi insieme a lei, abbiamo cercato di fare una commedia molto divertente, poi chiamando il gruppo storico ormai mio, che è Ceccherini, Papaleo, il grande Francesco Cuccini, quest'anno Francesco Pannofino, Marta Gastini, il troppo forte Biagio Izzo e Barbara Tabita, abbiamo un quintetto di personaggi che dovrebbero essere molto divertenti. Squadra che vince non si cambia, insomma. Non si cambia, anche perché, sai, io ho poca voglia di lavorare, per questo faccio un film ogni 2 anni, ma soprattutto ho poca voglia di interagire con altri attori che non siano già quelli che mi divertono e mi fanno divertire tanto. Per cui ho la fortuna di aver incontrato questi 4-5 punti fermi e cardine della mia carriera, e quelli me li vorrei portare avanti, anche perché poi, per risparmiare, gli ho fatto un contratto, prendi 10, paghi 2, capito? Sì, che gli ho fatto un contratto di 10 film e ne pago solamente 2. Senti, ci sarà anche una coppia gay in questo film, no? Sì, c'è Massimo Ceccherini che sta insieme, fidanzato insieme a Luca Laurenti. E durante le prove si sono trovate particolarmente bene, che Laurenti ha lasciato la moglie, Ceccherini la fidanzata, e ora vivono insieme a Formentera, capito? E hanno adottato Rocco Papaleo, perché si sono ispirati molto alla coppia Angelina Jolie e Brad Pitt, si sono tatuati i loro nomi, i loro codici fiscali in parti del corpo che non posso dirti, e poi vivono tutte e tre come una coppia, come una famiglia modello. Questo è un gossip proprio. Sì, questo è un gossip che do solamente a voi, perché me l'ero tenuto. Ero molto indeciso se darlo a te o a quelli di cinematografo, capito? Però ho detto, quelli di cinematografo, sai, Rai 1, sono un pochino più timorosi. Invece noi? Invece voi.
spettacolo che spettacolo, che proprio in casa diciamo, ma che spettacolo è spettacolo che spettacolo, cosa stai dicendo? No, dico che spettacolo è che spettacolo è spettacolo, non spettacolo, ma cosa hai bevuto? He fills my-